Monica Gazzambide non esiste più, Dender. Lei è rimasta nella zecca di Stato sparando contro la polizia per salvare il culo a te, a Tokyo e a Rio. Quindi non pensare che devo rimanere qui a riscaldare i biberon perché sono una rapinatrice in piena regola, porca puttana. Maschilista di merda. Ciao ragazzi, innanzitutto, essendo stata La Casa di Carta una serie pensata per 2 stagioni finita, qual è stata la vostra reazione leggendo la sceneggiatura della terza? Avete avuto l'idea che fosse un vero sequel oppure no? Sì, no, cioè, sì, certo, forse c'era un po' la paura, no, che fosse un sequel non giustificato, però poi dopo, quando abbiamo approfondito, abbiamo visto che comunque c'era un motivo forte, importante per riunire di nuovo la banda, quindi insomma l'abbiamo accolto con molto volentieri. Sempre a proposito della sceneggiatura, quali sono state secondo voi le trovate di genio degli sceneggiatori? Cioè, avete apprezzato qualche momento in particolare, senza spoiler ovviamente? La incorporazione de los nuevos personajes. L'inserimento di nuovi personaggi. Per voi? Mira, pues mira, con lo que acaba de decir Luca... sì, certo, condivido anch'io. E, tutti i personaggi nuovi, particolarmente uno che mi pare particolarmente azzeccato è anche la poliziotta, no? E danno questa freschezza. Certo, si vede sempre la stessa cosa, l'argomento è sempre quello, però l'idea che c'è qualcosa di nuovo, no? L'essenza che piace al pubblico c'è, però hanno aggiunto queste cose, queste novità che danno freschezza alla serie. Sono per esempio i nuovi personaggi e sus tramas. Avendo visto questa mattina i primi 2 episodi, abbiamo riso molto, ci siamo commossi per alcune scene e ci siamo esaltati per anche altre scene d'azione. Pensate che siano, a parte le implicazioni sociali di cui abbiamo già discusso, gli elementi chiave di questa serie? Io credo che non esista solamente un solo elemento, no? che sia chiave fondamentale per il successo della serie. Sono tanti i fattori che intervengono e tutti con la stessa importanza. Luca diceva che la reazione che avete avuto stamani di ridere, di commuovervi, di emozionarvi, di citazione, di colazione, sono gli stessi sentimenti che ha avuto il pubblico l'altro giorno a Parigi, quando siamo stati a Parigi, e quelli che noi stessi abbiamo sentito, percepito giovedì scorso quando abbiamo visto, quando c'è stata la prima, no? È questo, no? Il potere, la forza di questa serie. Okay.